intelligente, leggera e ibrida. Queste sono le tre caratteristiche vincenti della nuova Suzuki Swift Hybrid. Ci troviamo nelle colline pistoiesi per fare la nostra consueta prova. Intelligente, leggera, ibrida. Queste tre parole vanno a braccetto con la nuova Suzuki Swift Hybrid. Rivisitazione elettrificata del bestseller Suzuki. Oggi in prova per voi nella versione abbinata al 1200 benzina in allestimento top. Partiamo come al solito dagli esterni, dove la targhetta identifica subito il sistema ibrido che la equipaggia. È lunga 384 cm, larga 173 e alta 149 cm. È disponibile solo a 5 porte, ma le maniglie posteriori integrate nei montanti simulano una 3 porte e danno il bell'effetto di tetto sospeso della versione bicolor. Davvero pulita e filante la linea laterale. Nel frontale spiccano invece i grandi fari LED e l'ampia calandra. Il posteriore è molto riuscito e sportivo, così come i cerchi da 16 pollici che regalano un look muscoloso. All'interno troviamo uno stile rivisitato, comodo e ben rifinito, dall'aria solida in perfetto stile Suzuki. Il touchscreen da 7 pollici diviso in 4 settori ha la funzione navigatore e retrocamera. Non manca il Mirror Link, Apple CarPlay e Android Auto per integrare gli smartphone. Strumentazione semplice ed intuitiva con il pratico schermo LCD che fornisce diverse informazioni, tra cui anche i valori di potenza e coppia istantanei e lo sviluppo della forza G nelle accelerazioni. Comoda per 4 persone, la nuova Swift Hybrid può contare su un bagagliaio da 265 litri. Every day come rain or shine, they always ask me why. Ma passiamo alla tecnica. Con la scelta di un telaio alleggerito di circa 120 kg, la nuova Swift è molto più leggera di tante concorrenti. Lo scatto è il suo forte già nella versione solo benzina, ma qui il 4 cilindri da 90 cavalli riceve il bonus del propulsore elettrico e diventa ancora più piacevole e brioso. Il picco di potenza, quasi 2 kW, per alcuni secondi ricorda il Kerz delle Formula 1. In sostanza si tratta di un ibrido che si affida a una piccola e leggera batteria a litio sotto il sedile di guida e ad un alternatore intelligente che aiuta il motore nei momenti a maggior carico, diminuendo i consumi e rispettando l'ambiente. Questo sistema permette di ricaricare la batteria in rilascio e di spegnere il motore quando ci si avvicina al semaforo, in folle, ancora prima di fermarsi, ottenendo così consumi ridotti anche del 10%, a seconda dei tragitti. Altra nota positiva è la guida identica al precedente modello a benzina, con un cambio manuale a 5 marce che permette di divertirsi, abbinabile anche al famoso sistema All Grip di Suzuki, nonché una manutenzione identica al modello a benzina e senza costi aggiuntivi. Ma come va? Come detto, il motore abbinato alla leggerezza del telaio e al sistema ibrido intelligente Suzuki risulta divertente, consuma poco e non gli si trovano difetti, nemmeno quando si spinge un po'. Ma ricordiamoci che la Swift è un'auto da città e per le prestazioni pure c'è la versione sport, anch'essa ibrida. Su questa versione la comodità dell'abitacolo e la silenziosità alle medie andature sono molto piacevoli. La tenuta di strada è buonissima e spiccano gli innumerevoli sistemi di sicurezza attiva e passiva, come l'avviso di superamento corsia, l'anticollisione, la frenata automatica, il rilevatore di stanchezza. E i consumi? Noi siamo riusciti a percorrere tranquillamente 20 km con un litro di benzina. E tu che cosa ne pensi? Facci sapere qui sotto con un commento, metti un mi piace al video e seguici su tutti i nostri canali Lupi Auto. Alla prossima prova!